tutti e ben ritrovati. Una volta, quando non c'era la televisione, non c'era Facebook, YouTube, e non c'era Bingo, non c'erano tutte le cose che oggi ci trattengono, la gente si riuniva attorno ad un braciere e qualcuno raccontava una storia e tutti ascoltavano. Ecco, io adesso, creando in qualche modo questa atmosfera, vorrei raccontare una storia di un santo, un altro santo importante, un altro santo che per l'Italia e per il mondo intero ha fatto miracoli. Oggi vorrei raccontare la storia di Sant'Antonio da Padova. Antonio da Padova, ma era poi veramente da Padova? Ma chi era questo frate? Era italiano? Qual era il suo vero nome? E da dove veniva? Quindi questo frate misterioso lo scopriremo più avanti. Il frate che poi tutto il mondo conoscerà come Antonio da Padova, in realtà il vero nome è Fernando Martins. Nasce in Portogallo, a Lisbona, nel 1195. I genitori erano il padre Martino Alfonso de Buglioni e la madre Maria Tarasia Taveira. Il suo destino era quello di diventare cavaliere, servire il re e servire la patria. Lui era di discendenza nobile e come tale era giusto che prendesse questa alternativa. Ma in realtà Fernando sentiva già a soli 15 anni l'amore per nostro Signore Gesù. Quindi decise di chiudersi in un convento agostiniano, quello di San Vincenzo. Così inizia un cammino, poi si sposta a Coimbra per studiare scienze umane e teologia. Come possiamo vedere, il nostro Fernando poteva vivere una vita come gli altri. I soldi c'erano, la famiglia era meravigliosa, poteva mettere su famiglia, sposarsi, diventare cavaliere, servire la patria. Ma lui sceglie il noviziato, lui sceglie la chiesa, lui magari deludendo il padre diventa sacerdote. Da qui le date cominciano ad accavallarsi per Fernando. Dal 1210 a 1230 per lui c'è tutta una cavalcata di conseguenze e di rivelazioni, tutto un calvario, perché doveva adempiere anche lui la sua missione. Lui magari inizialmente non capiva e andava così per istinto, ma in realtà io credo che Dio stava già operando dentro di lui. Difatti siamo ancora nel 1220, quando a Coimbra c'è un gruppo di francescani che cercavano di manifestarsi, cercavano di coinvolgere, cercavano di cristianizzare ancora quelle persone che non lo erano. Quindi lui seppe di questo evento e volle conoscerli. Andò e parlò con loro. Lui, nobile, benestante, ben vestito, ebbe davanti a sé un gruppo di persone povere, vestite malamente, con un solo saio, e malnutrite. Si dice addirittura, ma non so se questo sia vero, che sotto non avessero neanche niente, poi erano nudi sotto quel saio. Bene, e lui parlò con queste persone e si innamorò di questa loro povertà. Gli parlarono di Francesco e che a suo tempo avrebbe lui voluto conoscere. Toglie quegli abiti da
da sacerdote e indossa gli abiti da francescano dopo un periodo di prova. E comincia lì il suo cambiamento. Per prima cosa volle cambiare lui stesso il suo stesso nome. Anziché Di Fernando, volle chiamarsi Antonio. Perché questa scelta di questo nome io non lo so, non l'ho studiato, non l'ho letto, ma è stato così. Si chiamò Frate Antonio. Così come Frate Antonio e come Francescano, insieme ad altri fratelli, volle andare in Africa, in Marocco, voleva convertire il popolo. Ci riuscì in parte, però prese una brutta malattia di cui ancora non si capisce bene quale fosse stata questa sua malattia, ma si affaticava, non poteva parlare, non poteva stare in piedi, aveva problemi nel contatto con gli altri. Quindi decise di ritornare a Lisbona, nella sua città. Ma non fu così, perché questo era quello che lui voleva fare, ma il pensiero di Dio era un altro. Difatti ci fu un nubifragio, quella nave affondò e tra gli altri si salvò anche lui, sbarcando o naufragando a Nodo, qui in Sicilia. Lì fu curato in un certo senso, comunque fu curato. Dopo una breve malattia, una breve pausa, volle ripartire per Assisi, dove lì lui voleva conoscere in prima persona appunto questo Francesco di cui aveva tanto sentito parlare, ma che ancora non conosceva. Dopo l'incontro con Francesco nel 1222 andò a Forlì a predicare. Ma nello stesso periodo accadde il suo primo miracolo, quello dei pesci, la benedizione dei pesci, un miracolo che subito distingue Antonio rispetto ad altri fratelli. Nel 1222 Antonio da Lisbona riceve direttamente da parte da Francesco d'Assisi l'ordine di poter fare il servizio sacerdotale. Quindi Antonio diventa il primo sacerdote francescano e così giustamente mette in opera quello che lui già sapeva fare, perché del resto lui era già sacerdote, che diventando francescano rinunciò per obbedienza. Antonio girò parecchio per tutta l'Italia, la sua fama già lo precedeva, ovunque lui andasse già la gente lo conosceva, sapeva di lui. Arrivò fino in Francia, a Limoges, ad insegnare. Poi nel 1223 ritornò in Italia e a Bologna iniziò ad insegnare teologia, quindi mise in pratica quello che lui già da giovane aveva imparato nei conventi di Lisbona. Dopo andò a Rimini nel 1225, dove incontrò dei cateri che parlavano male della Chiesa e che lui giustamente voleva difendere, perché non era giusto che queste persone dicessero di se stessi che erano migliori della Chiesa. Un po' come succede oggi con altri culti moderni, nuovi. Lui riuscì a combattere questa maldicenza nei confronti della Chiesa. Ma Antonio ricevette
quel nomignolo di Antonio da Padova. Ma perché proprio da Padova e non da Milano, da Torino, da Catania, da Genova, che so io? Perché a Padova si conclude l'opera che Dio volle costruire su di lui in quella città, appunto di Padova. Arrivò a Padova nel 1229 circa, perché ho fatto le mie ricerche su Wikipedia e qualche data non è che sia proprio perfetta, ma io mi devo affidare a queste cose qui, io non c'ero. Quindi arrivò a Padova insieme ad altri fratelli francescani e trovò qualcosa che non funzionava. Padova era in mano a dei nobili che prestavano dei soldi, quindi degli usurai. Prestavano dei soldi a persone povere, pur sapendo che poi sarebbe stato difficile che queste persone potevano ritornare la somma indietro. Quindi cosa facevano questi qua? Sequestravano quel poco che avevano, prendevano le mogli di questi poveri disgraziati e li portavano a prostituirsi per poter pagare poi alla fine questo debito che non si chiudeva mai, perché questi soldi con la prostituzione non arrivavano mai a coprire l'intera somma. Ne sequestravano i figli e mettevano in carcere i mariti, questi poveri disgraziati che si rivolgevano a loro per denaro, queste somme che non riuscivano più a ritornare indietro. Quando Antonio arrivò appunto a Padova, trovò tutta questa miseria. Oltraggi, e cominciò a combattere contro Amerigo, che era uno dei più potenti dell'epoca di Padova. Non è che fu così tanto facile distruggere Amerigo, ci provò in tutti i modi. Allora, quando vide che non poteva fare nulla per liberare questi disgraziati in carcere, pensò: se noi frati lavoriamo e paghiamo noi i debiti di questi signori, a poco usciranno dalle galere e le famiglie si riuniranno. E così fece. Lui e i frati cominciarono a lavorare per conto dei carcerati e parecchi ne approfittarono, diciamo, perché parecchi furono liberati da questa umiliazione. Ma Amerigo non si rassegnò. Amerigo voleva che Antonio morisse. Tutti i compari di Amerigo erano d'accordo con lui, perché Antonio stava diventando un personaggio pericoloso per loro. Giusto per la gente, ma pericoloso per loro. Allora Amerigo escogitò uno stratagemma. Lo invitò a mangiare a casa sua. Antonio andò, andarono anche i fratelli di Antonio. E quando fu portata la cena, la loro minestra era diversa dagli altri commensali. Sì, perché era avvelenata. Antonio lo capì e disse ad Amerigo: vabbè che vuoi uccidere me, ma i miei fratelli che c'entrano? Ma io mangerò lo stesso. Amerigo lo prese, come dire, come una forma di prova. Pensò che mangiando quella minestra lui, Antonio, sarebbe morto. Ma non è così, perché Amerigo, oltre che a sfidare Antonio, sfidò anche il potere di Dio, dicendo: se tu credi in Dio, non morirai. Antonio benedice quella minestra e la mangia, lasciando tutti quanti a bocca aperta, perché Antonio non muore. Quindi Amerigo capisce di avere davanti a sé non un semplice frate, ma una persona molto più importante, molto più vicina a Dio, una persona da amare e da seguire. Difatti, Amerigo poco a poco si converte e non solo scarcera tutti i carcerati, le persone che lui stesso imputò, ma libera anche le mogli dalle prostituzioni e addirittura diede dei soldi alle persone che lui stesso fece soffrire. Quindi è stato un grande miracolo.
nei confronti di Americo stesso. Naturalmente quello che io sto raccontando è molto breve, è essenziale, perché io dico sempre che raccontare la storia di un personaggio, che sia santo, che sia politico, quello che sia, non si può raccontare tutto perché diventa lungo e pesante. Quindi io sto parlando dei momenti più forti della vita di Antonio da Padova e voglio spiegare nel mio piccolo perché appunto passa alla storia come il santo di Antonio da Padova. Quindi perché a Padova finisce la sua vita, perché a Padova, nelle vicinanze, lui muore. Muore molto giovane, a circa 36 anni. Era un venerdì 13 giugno del 1231. Ma dopo la sua morte avvengono molti miracoli. Metterò un elenco dei suoi miracoli sempre brevemente, perché metterli tutti quanti sarebbe impossibile, perché Antonio fece così tanti miracoli che non si possono neanche raccontare, ma qualcuno lo racconterò. I miracoli riconosciuti con testimoni del momento sono circa 66 e 14 eventi miracolosi che il Signore gli regalò. Guarì una donna di nome Cunizza da un tumore alle spalle. La donna si lamentava e pregava durante il suo trasporto funebre. Lì fu miracolata appunto dal santo. Poi c'è il miracolo del bicchiere. Un nobile di nome Alardino non credeva alla santità di Antonio, mentre altri dicevano sì, è un santo. E lui disse: bene, se lui è un santo, deve fare un miracolo. Io da questo balcone lancerò un bicchiere. Se il bicchiere a terra si spezzerà, io non crederò alla santità di quest'uomo. Se il bicchiere a terra rimarrà intero, io crederò alla santità di quest'uomo. Questo Alardino lancia questo bicchiere da una balconata e arriva a terra. Non si spacca il bicchiere, ma si spacca la mattonella che si trova sul pavimento. Quindi l'uomo, questo Alardino, crede nella santità di Antonio, si converte e crede in Dio. Quindi questo è un altro miracolo, il miracolo d'Antonio attraverso questo bicchiere. Un uomo, un nobile, credeva che la moglie lo tradisse con qualcun altro e che il bambino che la moglie portava in braccio non fosse il suo, mentre la donna giurava e speculava che il medico si sbagliasse. La donna va da Antonio, parla con Antonio e gli dice di questa sua tragedia. Antonio va dal marito, da questo nobile, e gli dice che si sta sbagliando appunto, ma lui non crede neanche ad Antonio. Allora Antonio dice al neonato: parla, di tu chi è tuo padre. Per miracolo il bambino parlò e rivolgendosi al padre disse: sì, sei tu mio padre. E quell'uomo si convertì e credette alla moglie e credette al bambino, che innocente lo chiamò papà. Ma naturalmente di miracoli ce ne sono tanti, tantissimi, non potrei elencarli perché sennò questo mio racconto non finirebbe mai. Quindi Antonio, nobile, ricco, da Lisbona, il suo vero nome era Fernando Martins, voleva sposarsi, doveva sposarsi, lasciò tutto, ricchezze, lasciò benessere, lasciò qualsiasi cosa, perché doveva seguire una chiamata, la chiamata di Dio. Io spero che Dio chiami ancora altre persone in quest'epoca perché possono salvarci da altri Rodrigo, possono salvarci da altri pericoli a causa dell'uomo stesso.
Quindi io dico sempre a tutti quanti, convertiamoci, crediamo e amiamo il nostro unico e solo Dio. Amiamo il Figlio Gesù, crediamo alla Madonna e onoriamo i Santi, che sono alla fine, come dire, il sale della Chiesa. Grazie a tutti per l'ascolto, un abbraccio, un bacio, da vostro Ivan De Cortis.